quasi di lavorazione. Dato che la macchina è cara. Subito inizia la prima cosa per sua. Questo è il primo. Ma bisogna contare. Sì. Avete ricamato questi sono dei picchi per questo è il primo spero che appare c'è il secondo così lo può utilizzare per giovarsi per lo stile che può utilizzare questo è il secondo. E guarda il secondo. Il bianco e il rosso. Guardate il panno. Sì, il secondo. Che insomma c'è un microfono, c'è anche il microfono, c'è il microfono? No, se si sente, siamo pochi. Sto dicendo nonostante la semplicità poi sono comunque due pezzi di quel livello che viene definito nell'ambito della riproduzione storica a livello museale, ossia un livello possibile, non ci piace mai dire la cosa esatta, la cosa storica, perché non c'eravamo, non lo possiamo sapere, e d'altronde la nostra fonte principale che è questa, che è un affresso a Malpana, come potete vedere è datato 1520 circa, di conseguenza siamo quasi 50 anni dopo la sua morte, e quindi già qui abbiamo un primo problema, e vedete che l'affresso è conciato come è conciato, che è stata Malpaga. Peraltro questa è una foto di che ho scattato io 3 anni fa, oggi non è più nemmeno conciata così, è già ulteriormente deperita. Sono in corso restauri, mi dicono, gli interni, forse anche sugli esterni. No, il momento. Sugli esterni, andiamo sugli esterni, però. Ripeto, 1520, quando Stefano Magni, il vice sindaco, è venuto a proporci questo progetto, che si diceva ancora così, ma sarebbe bello avere a Solza durante gli eventi uno stand-up con l'UNESCO, insomma, è qui è nato, qui cerchiamo di richiamarlo alla memoria anche con un simbolo che richiami la sua attività. Lo stendardo, soprattutto questi due, sono di appartenenza militare, di conseguenza appartenenza alla più grossa fetta della sua vita e del suo mondo. E il primo problema subito che ci siamo detti è dove li andiamo a beccare, due stendardi coloneschi affrescati. Uno in effetti c'è ed è descritto, non esiste più grazie a San Carlo Borromeo, io mi domando sempre chi l'ha fatto santo, no. San Carlo Borromeo che fece sparire dalla Cappella Colleoni uno splendido stendardo descritto benissimo dal Cornazzano, che non era assolutamente di questo tipo, stiamo parlando di praticamente un'opera d'arte. Quello però era troppo complesso, non era nemmeno quello che interessava poi avere qui esposto, finché non saltano fuori questi due affrescati da Romagnino. E qui c'è stata la prima pausa riflessiva, grazie poi anche alla collaborazione con il dottor Andrea Carloni di Rimini, che ha poi curato insieme alla parte di studio, e si è giunti alla conclusione che potessero essere riutilizzati come fonte storica, ragionando su tutta una serie di fattori, come quelli che vengono rappresentati, seppur male, ma ancora bene riconoscibili, sono i simboli personali di Bartolomeo Colleoni. Di conseguenza non è il simbolo della famiglia Colleoni, perché altrimenti avremmo mantenuto, sono soltanto gli scrotti, invece le due teste di leone con le fauce aperte e le barre erano il suo personale permessogli dalla regina Giovanna di Napoli. Per di più, noi sappiamo, dopo la sua morte in ambito militare, si hanno notizie fino al 1490 di corpi colleoneschi, che vuol dire che erano i suoi veterani che ancora continuavano a scendere sui campi di battaglia sotto le sue insegne, la
l'unificazione dei colonesi in un altro grande corpo di armata che porterà poi all'effettiva fine del termine colonesco in ambito militare, avverrà ormai 1400 scaduto nella compagnia di la nuova compagnia di San Marco, se non ricordo male. E sappiamo che le sue insegne venivano ancora utilizzate. Nel 1520 la supposizione è che fossero ancora conservate, così come erano conservate in cappella con i suoi stendardi. Il romanino affresca Malpaga e lo affresca con elementi fortemente cinquecenteschi, dalla moda all'arredamento che lui affresca, tranne Bartolomeo Colleoni. Bartolomeo Colleoni è sempre affrescato con gli abiti di terzo quarto del 400, il volto è estremamente somigliante, sembra quasi rimanere una necessità di richiamare la memoria con Colleoni così com'era, senza andare a contaminarlo con gli elementi che erano poi in polvere quando sono stati creati gli affreschi. D'altronde questo è quello che ci sta anche portando durante gli studi sulla natura di Bartolomeo Colleoni. La statua che c'è in cappella è stata creata, la prima statua è stata creata una decina d'anni dopo la sua morte, eppure l'armatura, così come il volto e le fattezze, sembrano essere coeve al periodo della sua morte, forse addirittura copie dell'armatura che era poi conservata sotto alla tomba di cappella. Su queste chiamiamole congetture, perché d'altronde le ipotesi sono, le ipotesi restano, le certezze non le possiamo avere, si è giunti alla conclusione, poi anche guardando la morfologia dei due stendardi con la coda di rondine, che potessero essere con ottime probabilità degli stendardi quattrocenteschi effettivamente utilizzati dalle sfere colonesi e poi ritirati fuori per essere copiati sull'affresco senza appunto essere modifiche o invenzioni alcune, sempre perché richiamante alla memoria la figura di Bartolomeo Colleoni. Da qui si è partiti con lo studio dei reperti del 400, questo compiuto dal dottor Andrea Carloni di Rimini, che ha già avuto modo di studiare e di catalogare, scrivere poi anche articoli riguardo agli stendardi del XIX secolo. Questi sono cinque esempi fondamentalmente. I primi tre in alto li ho inseriti perché presentano stessa tipologia decorativa e stessa tipologia di materiale che abbiamo utilizzato. Vedete che sono estremamente complessi, sono tutti esteri, stendardi italiani, pochissimi ne sono rimasti, nessuno in condizioni decenti. Per cui abbiamo inserito quelli esteri, anche se tutti tra l'altro molti provenienti dalla Francia, in conseguenza sappiamo tutti la Borgogna è molto vicina a Corleone, per cui non è che ci stiamo discostando più di tanto dal suo mondo. E vedete che nonostante si stia parlando di un livello di dettaglio di disegno ben superiore a questo, le tipologie costruttive sono le stesse, per cui quando ci si è posto il problema come lo creiamo, li dipingiamo o li richiamiamo, si è decisi per la stesura di pigmenti colorati piuttosto che del richiamo. A, perché non sembrano quelli affrescati degli stendardi da pompa, altrimenti sarebbero presentati molto più decorati, non c'è nemmeno la traccia di frange lungo il gola, per cui mi sembra proprio si stia parlando di uno stendardo puramente creato per il campo di battaglia, per segnalare la presenza e per segnalare la posizione, per cui si è appunto deciso di proseguire con una strada un po' meno ricca, un po' meno da pompa, non è uno stendardo di rappresentanza da regia come stiamo parlando. E poi due sotto che richiamano fortemente la forma, così come richiamavano la forma sulla fine nato, quello al centro e quello a destra, che però sono strappati e che sono consumati, probabilmente presentavano anche loro la coda di rondine, e quindi a questi ci siamo tenuti. E a questi ci siamo tenuti anche per le proporzioni, perché affrescati da romanino, mossi, non si riusciva subito a capire quanto caspita fossero grandi. Si è basati sulla proporzione che viene quasi sempre mantenuta di altezza che è circa un terzo della lunghezza. Riuscite a calcolare grosso modo l'altezza sull'affresco, si può calcolare la lunghezza, qui siamo a 1,80 m gli stendardi poi qui creati. Una volta capito la forma, una volta capito i materiali, una volta capito come crearli,
non restava che ricostruire il simbolo araldico, che in effetti sembra la cosa più facile di questo mondo, ma se andiamo a cercare simboli araldici molto ben conservati di Bartolomeo Collioni si fa abbastanza fatica. Il romanino sembra aver affrescato alcune amalpaga sotto degli archi, se non ricordo male, se si vedono questi leoni. Io personalmente ho preferito non attenermi a quelli. Abbiamo cercato quindi bassorilievi, altri dipinti, opere come quella che c'è d'altronde qui fuori sul castello, però sono tutte messe in condizioni abbastanza piccose, brutto, però insomma sono tutti molto rovinati. E soprattutto per la confusione della testa del leone, che chiede un certo livello di dettaglio, che ne so io di che espressione ha l'occhio, il numero delle ciocche di pelo che escono dalla criniera, che comunque sia molto importante. E in effetti il leone è quello che ha richiesto a Silvia Ballabio, sempre di Rimini, che è poi la persona che ha proseguito con la realizzazione concreta di questi stendardi. Siamo quasi finiti di ricercare all'estero le teste di leoni nell'araldica del 400, perché qui riferiti ai Collioni non abbiamo trovati sufficientemente ben conservati per rappresentare. Poi alla fine siamo riusciti a trovare in araldica italiana, ma non riferita ai Collioni, questa testa di leone, che si presenta in effetti in leggermente diversa. Il dato principale sono i denti, che non riusciamo mai a ben individuare anche riferiti a Bartolomeo Collioni. In un certo senso ci siamo lasciati la libertà di aggiungerli, perché almeno quella testa era un elemento sicuro, era un elemento documentabile qui in Italia. Per quei sei dentini abbiamo pensato, ok, possiamo permetterci di inserire anche in araldica collonesca i segni. Lo scroto, vabbè, poi lo vediamo ovunque, lo vediamo anche poi riprodotto in epoche successive, su quelli di dubbi c'erano pochi. Poi beh, erano quelli che davano il nome alla famiglia, per cui sono veramente rintracciabili ovunque, in qualunque condizione di fretta. Come si diceva prima, dai Collioni, che rimase dai leoni, che rimava dai Collioni, prendendosi possibilità per i leoni. E questo è uno dei lavori fatti e finiti. Questo è il riassunto di quello che si può giungere a fare. La scelta del tessuto, quindi questa tafferra di seta, così come lo ritroviamo poi sugli originali si trova tantissimo anche lo shandung, non l'abbiamo trovato con questo livello di finitura, e come potete vedere non è la seta che troviamo tutti i giorni. Se avessi deciso di dipingere sulla seta che si usa per le fodere, sarebbe stata una cosa grande, fatto non esatta, ma insomma finta anche alla vista, perché la seta è bella, precisa e pulita, la passiamo adesso con le macchine. Siamo riusciti a trovare questo taffetà che presenta ancora molto bene in vista l'ordine della trama e i nodi di congiunzione dei singoli fili, così come se ne vede appunto sull'originale. È stata bordata in organza naturale, ovviamente cucita a mano, questo non c'è bisogno di dirlo. I singoli araldici dipinti tramite una mistura di pigmenti colorati, sempre tratti da origine naturale. Me l'hanno spiegato, non ho fatto la scuola d'arte. Fondamentalmente è tempera, la composizione, la consistenza è quella della tempera poi ottenuta, solo che non è la tempera che non ancora ricattato, non è quel genere di colorazione. Le dimensioni, come vi ho detto, cercano di avvicinarsi il più possibile a quella relazione che sempre grazie allo studio degli originali ci è tornata molto spesso, ossia un rapporto altezza lunghezza di circa 1 a 3. E poi, una volta che sono state stabilite tutte queste questi parametri da rispettare, vedete, da seguire, si è giunti al dubbione, come le tagliamo? E gli abbiamo subito detto, beh, si fa un'asola, addirittura, torna indietro per farla vedere, perché sono tornato proprio indietro. La bandiera di Rasmus che vedete in alto a sinistra presenta ancora l'asola e l'asta, che probabilmente non è quella originale, ma è stata poi sostituita,
ma presenta ancora quest'altro, che altro nero, un pezzo ulteriore di seta, girato intorno all'asta, di conseguenza non era poi in filo sfilo, veniva già cucito direttamente stretto attorno all'asta. Qui ci si è scontrati con ovvie cause di comodità di utilizzo, perché qui devono essere esposti e tirati dentro, fuori, montati e smontati, spostati anche magari in altri luoghi, e c'è stato il primo momento di crisi, oh mio Dio, come facciamo, finché non sono venuti fuori un numero veramente esiguo, stiamo parlando di 2 o 3, neanche originali poi concreti, ma testimonianze scritte di stendardi che prendono questi serrami, quindi li accetti. Anche lì il grande momento di crisi, ma cosa intenderanno con serrami, saranno forse questo che abbiamo fatto noi, no? Alla fine si è risolto che anche qui con una buona probabilità fosse questo genere di allacciatura, che poi si vedrà in epoche successive con più frequenza, con maggiore frequenza, e se quindi poi proceduto ad aggiungere sempre con la stessa organica creata, cioè utilizzata per le volture, si è proceduto a quel genere di allacciatura. Poi verranno comunque poi esposti sulle loro aste, probabilmente verrà poi creata la punta di metallo, e questo sarà ovviamente la descrizione di chi poi dovrà utilizzare, però fino a questi una volta portati su lance, perché nonostante fossero stendardi si puntava sempre se le cose vanno male, comunque una parola di uomini a cavallo, se le cose vanno male tiriamo giù lo stendardo, cerchiamo di difenderci anche con lo stendardo. E nulla, questo è stato il brevissimo riassunto del lavoro. Forse a settembre, in occasione dei percorsi cornesi, verranno il dottore Andrea Carloni e Silvia Ballardio, che hanno già confermato la loro presenza qui per l'evento di settembre, e probabilmente faranno una conferenza, no? Un riassunto come lo faccio io, un po' più approfondito. La nota che credo sia importante fare è che questi due stendardi durante le fasi di lavorazione sono stati visti da un certo numero di persone. Per la creazione di questi due stendardi nel mondo di un certo tipo di rievocazione storica ha fatto molto rumore, rumore in senso positivo assolutamente, e molti altri gruppi, anche questi gruppi, parliamo di livello europeo, si sono subito informati ma come stanno uscendo, ma stanno venendo bene. Quando sono stati visti, a quanto pare al dottor Andrea Carloni sono arrivate la lista di nuovi ordini, perché sono un prodotto che si è dimostrato di più alto livello. Assolutamente sì, non saranno stendardi colonnesi poi, io più penso che questi stendardi colonnesi rimarranno soltanto a sorza per anni, perché sono un prodotto unico. Adesso noi ci stiamo permettendo come compagnia di sorza, chiederemo la creazione di uno nostro un po' più piccolo, per cui fra un po' arriverà il terzo, diciamo, arriverà il fratellino piccolo, che la compagnia porterà in giro poi anche il rappresentante di sorza. E questi sono qui da vedere, ci verranno poi fuori. Se qualcuno ha domande di qualunque genere, perché io ho riassunto tantissimo, anche io sono andato in corsa, perché anche per poi il lavoro fisico non l'ho fatto io, ho preso in mano i miei genitori. Sì, poi il caffettario shampoo sono estremamente solidi. Sono estremamente simili, infatti vengono trovati entrambi poi tra 12 anni, sia lo shampoo che il trattamento. Vabbè, la domanda potrebbe essere